ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Sì, Gloria, buongiorno. Siamo tornati a Macerata, dove questa mattina è ripreso il processo a carico di Leopoldo Vic, l'infermiere della RSA di Offida, accusato dell'omicidio di 8 ospiti della struttura e del tentato omicidio di altri 4 anziani. Un processo che è giunto ormai alle battute finali, dal momento che poco dopo le 10 di questa mattina è iniziata la requisitoria del PM Umberto Monti. Una requisitoria che si basa su quelle che lo stesso magistrato ha definito alcune certezze che sono emerse nel corso dell'attività d'indagine. Tra queste, la prima, è l'alto numero di morti riscontrati nella struttura di Offida, che sarebbe in misura sicuramente maggiore a quelle riportate e riscontrate nelle altre strutture del Piceno. Questo starebbe a dimostrare la volontà di uccidere deliberatamente da parte dell'imputato. E poi c'è anche un altro aspetto ritenuto fondamentale che è stato accertato, ovvero la somministrazione in dosi massicce di farmaci agli ospiti che avrebbero poi portato ai decessi. Ecco, la requisitoria nel frattempo all'interno dell'aula davanti alla Corte d'Assise di Macerata prosegue, ma noi sapremo essere sicuramente più precisi e potremo dare un ampio resoconto di quello che è accaduto nel corso dei prossimi aggiornamenti del nostro TG. Nel frattempo ti restituisco la linea.